Eccoci con il candidato a sindaco di Forza del Sud, Luca Cannata. Luca, chi è Luca? Intanto un saluto a tutti i cittadini avolesi, un ciao a Tiziana. Beh, chi è Luca? Luca, se vogliamo una presentazione breve, Luca è un giovane di 33 anni, prossimo 33 anni, gli anni di Cristo compirò il 17 di maggio. Io sono una persona che ha cercato, ecco, e cerca di impegnarsi in politica da quando era piccolino. Ho studiato guarda, ti posso dire anche questo, una mia grande passione, quella della politica nel senso di servizio. E anche le mie grandi passioni, direi in questo caso, oltre alla politica, è stata l'economia. Io infatti ho studiato economia politica, sono laureato in economia politica e ho scelto proprio il percorso di laurea in economia politica proprio perché volevo avere una formazione e quindi delle competenze che permettessero poi di un giorno poterle mettere in campo e poter dare qualcosa in più alla propria città. Ed io sin da piccolo che ho frequentato un po', lo sai, le segreterie, uno girava con i gruppi giovanili, sentivo, ascoltavo cos'era la politica. E veniva vista anche, devo dire che molte volte veniva vista un ambiente che non apparteneva a quelle persone per bene, un ambiente in cui che cosa ci fai tu dopo, no? Cioè noi abbiamo l'idea che poi questa politica non sia sana, che la politica sia soltanto un aggrovigliarsi di interessi e poi questioni personali. Io l'ho fatta sin da piccolo e credo che tutto questo può essere anche vero, e lo stiamo vedendo che è anche vero, no? La Lega Nord ci insegna in questo momento, ma non solo la Lega, tutti i partiti che noi abbiamo visto hanno un problema morale e ce l'hanno tutti. Perché io penso che l'uomo poi è portato anche a lasciarsi dalla tentazione, farsi prendere dalla tentazione. È importante però, è necessario non perdere mai di vista l'obiettivo. Io sento piccolino ho pensato sempre che la politica è servizio. Servizio significa amore per la propria città, amore per coloro che stanno accanto e benessere sociale. Io penso che sono stato un ragazzo fortunato perché magari sono cresciuto in una famiglia che mi ha permesso, ecco, di studiare, di mantenermi agli studi, di potermi al meglio, ecco, dare il tutto quello che poteva dare una famiglia, quindi nella crescita di una persona. E mi rendo conto però che è brutto questo quando non avvenga alla presenza anche di amici. Quindi il fatto anche che tra l'altro il mio nonno, io ero un operaio del Monte Edison di Siracusa e l'altro mio nonno, quello che porta il mio nome, l'altro mio nonno era un tabaccaio, quindi ovviamente i miei genitori sono due insegnanti, mia madre fa la professoressa nell'Istituto d'Arte mentre mio padre alla Vittorini fa il professore. Sono nato in un ambiente comunque in cui sono stato abituato, ecco, a capire quando sia importante comunque avere gli altri accanto e soprattutto stare bene tutti insieme. Non basta che io stia bene, perché bisogna stare invece insieme con gli altri. Io penso sempre, per esempio, una cosa importante, il successo ce lo danno gli altri. Chi ci dice che siamo bravi? Siamo bravi e ce lo dicono gli altri, perché se ce lo diciamo noi stessi è da presuntuosi, è da arroganti, è da persone che non capiscono poi di fatto la realtà. Allora, Luca Cannata è una persona che crede che la politica sia un servizio. Ho studiato per fare questo e soprattutto mi sono messo sempre in campo. Cosa ho fatto anche? Ho fatto gruppi giovani, mi sono messo a disposizione facendo anche, in questo caso, volontariato, perché la politica secondo me è anche volontariato. Tiziano, vedi, io vedo tanti giovani che si avvicinano a questo, no? E quindi è necessario. Allora, a questo punto anche far comprendere le ragioni del perché un giovane come me, a 32 anni, che quindi prossimo è 33 anni, si avvicina e vuole anche spendersi a questo punto e mettersi in campo per fare il sindaco della propria città. Io ho fatto il consigliere comunale 5 anni fa, mi sono candidato all'età di 27 anni, sono stato il più votato in questa città con un gruppo di giovani che mi hanno sostenuto. C'erano tanta gente con me, comunque anche grandi, medici, e ti dico che sono stato anche sempre ben voluto, quindi non nascondiamo anche le mie amicizie con onorevoli e deputati, quindi questo è importante. Però ho mantenuto sempre la mia personale idea che l'indipendenza è fondamentale e il confronto è necessario anche con i leader e con i grandi per crescere e per fare qualcosa nella propria terra. È la critica quella che ci aiuta a crescere, è il confronto quello che c'è da fare. E allora, perché noi siamo oggi qua? Noi ci ritroviamo oggi a parlare di una città che in questo momento soffre.
Noi tutti ci rendiamo conto qual è lo stato di degrado e di crisi che ci incontriamo. Tiziana, tu sei una giovane, sai benissimo quali sono i problemi in questo momento dei giovani. C'è l'occupazione, il trovare lavoro, chi viene mantenuto agli studi dei propri genitori e poi dopo non riesce a trovare occupazione e si dispera perché è costretto a trovare lavoro per quelle 50 euro alla sera che non riesce a mantenere se stesso. Queste sono le problematiche che riguardano noi tutti, ma che soprattutto dipendono dalla politica. Perché quando tutti ci disinteressiamo, diciamo, la politica, i politici, ma cu su chisti? Chisti su chi di che noi votiamo con quella croce e che noi il 7 di maggio voteremo senza pensare poi di fatto che sono loro quelli che determinano i nostri diritti, che sono loro quelli che poi ci permettono di andare avanti. E allora, io penso questo, noi dobbiamo dare una svolta, noi dobbiamo cambiare, perché vedete la parola cambiamento è usata da tutti, ma poi i fatti... Cioè i fatti quali sono? Per loro, allora io penso che sia necessario in questo momento storico in cui l'agricoltura soffre e noi sappiamo benissimo quanto sia importante per la nostra città di Avola, che è stata il volano della crescita economica di Avola, i limoni, io non posso dimenticare mia nonna via di Tirrino, no? Quando tutti che con quei limoni che riuscivano a dare qualcosa in più per fare crescere le proprie famiglie e fare sposare la figlia femmina, cioè in questa città l'economia è basata sulla terra. Dove siamo ora? A che punto ci ritroviamo? Con il limone 15 centesimi. Ma vedete, e cosa fanno i politici? Litigano. E allora tutti litigano e pensano a che cosa poi di fatto? Alla sedia, all'assessorato, a chi si deve sedere qui, a chi deve andare a quel posto. Vedete, io non nego che la politica sia fatta di posti sotto governo, che ci siano gli incarichi, ci mancherebbe. Chi studia e che ha le competenze per farlo, cioè deve avere anche gli incarichi. L'importante è che questo non vada fuori da quello che è l'obiettivo sempre principale, fare tutto nell'interesse della collettività. Ecco Luca, allora perché votarla? Quali sono i punti salienti del tuo programma? Vedi, io penso questo, in questi 5 anni io sono stato uno che ha votato il sindaco Barbagallo. Tu mi dirai, ma Barbagallo come lo valuti? Io sono stato il promotore della mozione di sfiducia del sindaco Barbagallo, quindi io l'ho votato nel 2007 e poi sono stato il promotore della mozione di sfiducia del sindaco Barbagallo. Perché? Perché vedete, quando si fa parte anche di un partito, si nasce, si cresce, si cerca anche di capire delle persone, ci si fida. Prima Tiziana parlavamo, dicevo, a chi ho chiesto a te, a chi voterai tu in questa campagna elettorale? Bene, a chi, con cui, la persona con cui parlerò, la persona con la quale mi ispirerà più fiducia, la persona che mi presenterà un programma che potrà fare. Bene, anche io mi sono fidato perché c'era da una parte un sindaco scende che non era ben visto dalla città, che comunque non aveva una parvenza, che comunque tutti ne parlavano anche in un modo di fare che aveva una gestione personalistica. Dall'altra parte c'era una persona nuova che diceva invece che voleva cambiare la città e che voleva con i programmi, con i fatti fare. Bene, ci siamo fidati, abbiamo scelto di andare avanti. Mano a mano che siamo andati avanti ci siamo resi conto però che questo medico, quindi una persona per bene, faceva il sindaco però per hobby. Vedete, il sindaco è una cosa importantissima. Io in questo momento ho vinto un concorso pubblico da circa un anno e mezzo di ragioniere capo in un comune della provincia di Enna. Sono anche direttore di ente, ho incarichi perché sono dottore commercialista, revisore dei conti e quindi ho incarichi in cui io svolgo questa mia professione con la mia competenza. Ma dico già sin da ora che nel caso in cui venisse eletto come sindaco di questa città, io lascerò tutto, mi metterò in aspettativa e il mio unico lavoro, quindi come professionista in questo caso, sarà quello di fare il sindaco di una città. Non si può fare il sindaco, non si può fare il sindaco di una città a tempo perso o per hobby. Non può accadere questo, stiamo parlando di una città di 35.000 abitanti, in cui oggigiorno si corre, si va, in cui ormai c'è internet, in cui ormai c'è la formazione, in cui bisogna essere pronti con le mail, in cui bisogna dare risposte celere ai nostri cittadini. E allora per me è necessario in questa fase, proprio per l'amore che ho verso la mia città, perché io lavoro, quindi non sono uno che lo fa perché deve andare ora a raggiungere un obiettivo personale di lavoro, io ho il mio lavoro. Ma proprio nell'obiettivo di quella passione civica che ho sempre avuto e che ho, e nell'obiettivo di poter dare qualcosa alla mia città, mi metto a disposizione. E allora tutti ci lamentiamo, tutti diciamo che dobbiamo cambiare, tutti diciamo che vogliamo andare avanti. Bene, allora noi insieme ai miei amici, al mio gruppo di giovani, tutte le persone che stiamo accanto, vogliamo dare un'alternativa a questa città. Noi ci siamo battuti per il commercio,
Noi abbiamo creato il centro commerciale naturale, io mi sono battuto e mi sono speso per questo durante i miei 5 anni. Io mi sono battuto per l'agricoltura e continuerò a farlo. Quindi per noi è importante fare agricoltura, significa quel centro agroindustriale, che tutti quei sindaci, ora che verranno a presentarsi qui, tutti quegli ex sindaci, ci dovranno spiegare se e perché queste opere non sono state fatte. Perché il problema non può essere né mio né tuo, Tiziana. Io ho 33 anni, tu forse ne hai un po' meno di me. Noi ereditiamo una situazione che purtroppo è bruttissima e pessima. La colpa non è mia e tua. Noi ereditiamo questo. Noi però vogliamo ora dire, dite sempre spazio ai giovani, ci dicono sempre spazio ai giovani, sono abbastanza bravi per poter fare. Bene, anche in questo caso abbiamo visto invece che forse l'età, in questo caso dei 9 candidati a sindaco, è altissima, nel senso che la media è sopra i 55, no? Quindi anche questo significa che poi questo spazio ai giovani si riduce a che cosa? Noi grandi decidiamo, voi vi facciamo fare l'esperienza piano piano, no? Come se loro invece già erano nati tutti bravissimi, no? Anche questa è una nostra gerontocrazia tutta italiana, tutta siciliana, perché noi vediamo negli Stati Uniti con un Obama che veramente è un presidente degli Stati Uniti che è un quarantenne, noi abbiamo bisogno invece qui, paradossalmente, ecco, di avere. E allora, questo tu guarda quell'esempio anche lì, il nostro Presidente della Repubblica è un ottantenne. Attenzione, nulla con le persone e con il dato anagrafico, ci mancherebbe, perché non è questo che fa la differenza, non è il dato anagrafico che fa la differenza, non è l'essere giovane. Ma è chiaro che il giovane può rappresentare anche quel cambiamento, quella novità che ti può permettere anche di avere più freschezza, quell'aria nuova che ti può dire diamo, cambiamo. Abbiamo più forza noi giovani, abbiamo più voglia di fare, Tiziana, abbiamo ancora quelle energie che vogliamo spendere. Magari saremo un po' più incoscienti, saremo un po' alle volte più veloci nel prendere le decisioni, magari, però vogliamo, ecco, metterci tutto il nostro metodo, la nostra passione per fare qualcosa. Io quando soffro nel vedere il mio lungomare, la mia città che non è attrattiva turisticamente, io soffro. E io ora che vengono gli ex sindaci e tutti diranno io ho fatto, loro diranno, tutti quelli che hanno fatto gli assessori in queste passate amministrazioni, beh, ma avete fatto tante cose, ma non avete fatto le cose principali. Le cose principali sono far crescere l'economia di una città, significa dare qualcosa a questa città. Se io creavo, e noi, lo nostro obiettivo, guarda, poche cose, noi vogliamo fare l'arredo urbano del lungomare, vogliamo un lungomare che sia un litorale degno di questa città. Lo faremo. Il nostro obiettivo è spendere, quindi trovare risorse che in questo momento al comune sono pochissime, e io poi magari avremo modo di parlare anche di questo. Noi vogliamo fare tutto quello che è per capirci, la Ola, quindi tutto il lungomare da Piazza Esedra, quindi Piazza Esedra, fino ad arrivare a Contrada Zuccara, per creare un litorale fantastico. Perché questo cosa significa? Che viene il turista? Il turista viene qua e vede che c'è il litorale che è bello e può stare qua. Creiamo destagionalizzazione, il nostro turismo non può durare 3 mesi, anzi forse 2 mesi. Noi dobbiamo lavorare invece da aprile a ottobre, a novembre, noi abbiamo tutto per farlo. Abbiamo anche una città che ci permette di avere accanto anche ai monti con la fantastica riserva del Capagrande del Cassibile, possiamo creare degli itinerari. E allora lì cosa significa? Si crea un indotto, si crea economia. Si crea quel B&B, nasce l'agenzia viaggi, nasce l'agenzia che ti crea il percorso turistico con le guide turistiche, nasce colui che ti fa il percorso di noleggio bici e motorini, nasce un'economia, si sviluppa un indotto. E allora io mi rivolgo a voi cittadini, che dico miei concittadini avolesi, che sempre ci lamentiamo, e sempre diciamo, vamo a canciare, nel nostro paese non c'è niente, andiamo a dire, perché tutto diciamo, lo diciamo tutti lo diciamo, e allora io mi rivolgo a voi. E dico, cosa vogliamo fare per cambiare? Perché se votiamo indietro e guardiamo al passato, dobbiamo capire che chi c'era prima non ha fatto. E questo è un dato di fatto, questi sono fatti concreti. Poi voi direte, ma Luca Cannata risolverà, farà tutto lui? Beh, noi non abbiamo questa presunzione. Non abbiamo questa presunzione. Noi diciamo soltanto che vogliamo metterci in gambe, vogliamo dire, loro hanno provato a dire che facevano e non hanno fatto. Noi vogliamo essere qui e vogliamo fare, tra l'altro con una garanzia in più forse. Che essendo noi giovani, e quindi essendo io un giovane di 33 anni, ho soltanto l'interesse di realizzare le cose, perché io fra 5 anni ne avrò 38 e in questa città vorrò ancora continuare a fare. E quindi ho solo l'interesse a che a Tiziana possa essere con me qui a lavorare ad Aula e a poter dire che la città di Aula è cresciuta. E ho soltanto l'interesse a dire un giorno ai miei figli che ho contribuito a crescere in questa città e a dare un futuro migliore a tutti noi. Questo
E questo è il mio interesse. E credo che sia l'interesse un po' di tutti, perché poi alla fine cosa vogliamo noi tutti i cittadini? Parliamone chiaro. Vogliamo tutti stare bene. Vogliamo benessere sociale. Ci interessa che noi tutti con la nostra famiglia possiamo stare bene, che con i nostri figli possano crescere al meglio. Vogliamo questo. E allora io chiedo uno scatto d'orgoglio. Io chiedo in questo momento di lasciare da parte quel favore che vi è stato fatto, quella cortesia, il certificato che hanno sbrecato e a cui ora noi saremo grati e ci siamo a dare un voto perché hanno sbrecato il certificato. Vi chiedo di dare invece il voto a una persona che poi pensate che può darvi fiducia. Beh, sia, se sono io mi fa piacere, sarà qualcun altro, però vi chiedo di farlo in modo tale da non scegliere soltanto per quello che in quel momento vi è stato dato come piccolo favore, o sull'apparenza, sulla, io dico anche l'appartenenza e l'amicizia personale, sulla parentela. No, il voto è importantissimo. Noi non dobbiamo votare per l'amicizia. Noi non dobbiamo votare, io non voglio, io dico sempre agli amici miei, Tiziano, lo dico sempre, non voglio il voto per amicizia, non lo voglio. Perché non è questo. Noi, io, se voi credete in me che posso fare qualcosa per questa città e posso aiutare insieme a fare qualcosa insieme, e tra l'altro dico anche questo, il nostro obiettivo è questo, e lo dico anche al nostro direttore Silvio Roccaro che è bravissimo in questo, io voglio in questa campagna elettorale, dobbiamo studiare un metodo, confrontarmi con i cittadini perché è necessario che il programma sia un programma fatto insieme. I cittadini sono quelli che devono decidere quello che in questa città bisogna fare, non la politica chiusa nelle stanze, che si prende il voto e poi l'8 di maggio si scorda che esiste nel popolo che l'ha votato. Non è così. Noi rappresentiamo invece i cittadini. Noi tutti i giorni dobbiamo stare in mezzo alla gente. Il sindaco deve stare in mezzo alla gente, deve rispondere ai cittadini. E anzi, non mettere in mezzo alla strada, se i cittadini hanno bisogno, io insieme a loro, noi dobbiamo batterci per le esigenze. E allora anche in questo caso dobbiamo trovare una formula in cui ci deve essere uno scambio sempre, dobbiamo risentirci, dobbiamo incontrarci. Io anche l'obiettivo è questo, usare internet con il comune, usare in questo caso anche la TV, usare un metodo di SMS in cui i cittadini ci possono dire guarda che stai sbagliando. Guarda che sta cosa non va, guarda che in questo momento c'è bisogno di questa esigenza piuttosto di un'altra priorità. Bisogna che ci sia una comunicazione maggiore. La politica siamo noi e noi dobbiamo rispondere. Non la politica chiusa per le sedie, non la politica fatta soltanto di chi deve fare l'assessore e chi deve fare un giorno l'incarico di chi lo deve avere. Fermo restando che ritorno a ripetere, se uno fa il proprio lavoro, che ben venga, ma lo deve fare sempre nell'ottica delle competenze e sempre nell'ottica del rispetto di quello che è il bene principale, fare qualcosa per la propria città. E allora, Tiziano, noi siamo qua, siamo un gruppo di giovani, io sono stato sempre in mezzo ai giovani, sono con le persone anche grandi, con gli adulti, con i seri, mi confronto sempre, però abbiamo le nostre idee. Non prendiamo ordine da nessuno se non dai cittadini, perché noi dobbiamo rispondere a loro. E allora, se noi avremo il consenso, risponderemo solo a loro. Noi, io ho visto che c'è stata una grande partecipazione con il movimento dei Forconi ad Avola, tutti siamo scesi in piazza e tutti ci siamo ribellati. Ma cosa ci siamo ribellati? Tiziana, io ti pongo questa domanda, come ci siamo ribellati? Forse a noi stessi, forse a noi stessi, forse a noi stessi che poi ci ribelliamo sempre, ci lamentiamo sempre e poi dopo cosa facciamo? Quella X, quella croce, tanto su tutti gli stessi, tanto a buttare non ci guaggio stanno, perché alla fine su tutti gli stessi, perché poi diciamo così, ma qua gli dare a Iddu, brugiuno come a tutto l'altro. È vero che diciamo queste frasi, è vero che diciamo queste frasi, e allora vedete, noi invece dobbiamo pensare che ci sono gente come nel Medio Oriente che si batte per avere il diritto al voto. Sono stati rovesciati dei regimi. Noi abbiamo un diritto e abbiamo un dovere. Abbiamo questo voto, esercitiamolo. Facciamo in modo che sia invece fatto al meglio e che le persone che noi mandiamo a governare siano rappresentative di quello che noi vogliamo. Se no poi non andiamo a lamentare. La mia candidatura, che è di rottura rispetto al centrodestra, che è una candidatura che vede che non c'è, guarda, a me mi hanno offerto di tutto per non candidarmi, vice sindaco, presidenza del consiglio, assessori, ci hanno detto di tutto, ma noi non ci interessano le sedie, noi vogliamo essere qua, ci vogliamo scommettere. Bene, faremo l'opposizione, bene, vuol dire che i cittadini hanno voluto che noi dobbiamo fare l'opposizione, però siamo qui e allora noi non siamo che abbiamo fatto gli accordi come hanno fatto altri, e già si sono andati a stabilire chi deve fare l'assessore, chi deve fare il presidente del consiglio. Noi queste cose non ci interessano. Noi siamo qui, ci stiamo scommettendo. Cittadini, se noi vogliamo governiamo insieme. Se no, noi
continueremo a batterci, continueremo a fare sempre del nostro meglio. Vuol dire che a questo punto questo cambiamento sarà diverso, che noi l'abbiamo interpretato male, però vogliamo provarci. Allora, senza presunzione, non abbiamo questa presunzione di essere migliori, non ce l'abbiamo, perché ci mancherebbe. Però vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo essere qui, Tiziana, insieme a te, insieme a tutte le persone che vogliono aiutarci a dare veramente quell'aria nuova di dire ora forse è il momento, è arrivato il momento, se non ora quando, insomma, quando dobbiamo farlo? E allora, proviamoci. Ecco Luca, siamo in fase conclusiva, sì. Vogliamo fare un appello finale ai nostri elettori. Beh, vedete, ci sarà modo di incontrarci altre volte, quindi io verrò anche poi nei quartieri, saremo in giro sempre e guardate, io credo sempre che poi pagare l'apparenza, a me fa piacere se la gente si ferma con me anche a scambiare chiacchiere e mi dica le cose in cui sbagliamo e ho sbagliato, perché vedete, anche io ho fatto degli errori, anche io penso è proprio quello di aver amministrato, aver votato Barbagallo è un errore, ma è chiaro che tutti sbagliamo. È chiaro che però è necessario capire quando si sbaglia, è necessario anche poter dare poi subito una sterzata e non essere mai, ecco, corruttibili. Noi siamo indipendenti, noi siamo dei giovani e crediamo che, vedete, tutto ci può dare anche qualcosa in più. L'esperienza amministrativa fatta con la Giunta Barbagallo, che, vedete, ha dei lati negativi, dei lati positivi perché comunque abbiamo capito che si può errare, che si può anche fare, perché poi l'esperienza amministrativa con Barbagallo mi ha permesso e ci ha permesso insieme anche all'avvocato Giuseppe Morale di poter dare un contributo a questa città. Però l'interessante è capire che bisogna andare avanti, noi non vogliamo fermarci, noi abbiamo rinunciato all'assessorato, l'assessore che era espressione del mio gruppo di giovani, Giuseppe Morale, lo abbiamo fatto dimettere. Avevano detto di ci volevano dare un'altra rubrica, noi non abbiamo voluto, ci siamo dimessi. Queste sono delle scelte che non tutti fanno, noi ci siamo dimessi e abbiamo fatto anche la mozione di sfiducia al sindaco Barbagallo Scente. Quindi sono degli atti in cui abbiamo dimostrato della rottura, in cui abbiamo dimostrato che noi non siamo attaccati alle sedie e che non siamo attaccati agli incarichi o altre cose. A noi ci interessa governare. Allora Tiziana, se noi riusciamo a governare insieme e i cittadini evolesi vorranno fare insieme questo, noi siamo a vostra disposizione e lo faremo con la massima umiltà, sapendo che si può sempre migliorare, sapendo che insieme dobbiamo fare Avola e insieme dobbiamo ripensare Avola come quello che è stata veramente la città gloriosa di quei fasti in cui c'era il commercio che andava, in cui c'era quell'agricoltura che andava. Dobbiamo parlare di questo. Tutto il resto poi di cosa è stato fatto, noi faremo. Beh, vedete, sono chiacchiere che possiamo farle tutte, possiamo dirlo tutte, però noi crediamo che vogliamo dare un qualcosa in più, possiamo provarci a dare qualcosa in più, speriamo che noi insieme e i cittadini capiscano questo messaggio, è un messaggio in cui noi chiediamo soltanto di valutare attentamente la scelta del voto e in cui vi chiediamo di analizzare bene quello che sarà il vostro futuro, perché è di questo che si tratta. Un ringraziamento a Luca Cannata, candidato a sindaco di Forza del Sud, e un saluto ai nostri telespettatori.